Elena? Perché adesso sta lì? Ti hai messo il 4. Eccoci. Pronto, Elena? Ecco, musica di nuovo. Eccomi qua. E stiamo un po' imparando anche noi le nuove tecniche, cioè, perdonaci. D'altronde 40 giorni che è venuta fuori radioiride.it, quindi una radio via web. E siamo in un'altra dimensione, molto interessante, poi ci prendiamo tutto il mondo, come si dice, no? Eccetera. Elena Mazzoni, responsabile Italia, Stop, TTP, eccetera, dopo ci spiegherai tutto quanto, ovviamente. Allora, facciamo un po' il punto della situazione, Elena. Da quando che è partita, diciamo così, la campagna TTP per arrivare al CETA e per le famose attività adesso attuali di quello che sta facendo il Comitato. Sei stata a Bruxelles qualche giorno fa, quindi ci dirai delle novità. Intanto partiamo per un ordine. Intanto il TTP, anche se magari tanti lo sanno, però anche viceversa che tanti non lo sanno. Che cos'è intanto il TTP, Elena? Allora, noi quando parliamo, diciamo, in questa chiacchierata utilizzeremo un po' di sigle, quindi magari subito andiamo a chiarirle. Quando parliamo di TTP, noi parliamo dell'accordo commerciale che l'Unione Europea ha negoziato, ma che attualmente è in una fase di stallo, sì, con gli Stati Uniti. La fase di stallo è iniziata un po' prima della presidenza di Trump, veramente una fase proprio in cui è stata completamente ferma i negoziati della presidenza Trump, e adesso sta, diciamo, tornando in una forma molto più soft da quando Trump si è esperto della questione dei dazi. Quindi è la sigla TTP praticamente identifica l'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Certo. Un accordo che è iniziato, diciamo, la negoziazione, quindi approcci, ma è iniziato addirittura nel 2010, poi abbiamo avuto un mandato negoziale che è stato consegnato nel 2013, e l'inizio della fase praticamente di mobilitazione di campagna che si fa risalire dalla fine del 2013 e ai primi mesi del 2014. In Italia la campagna appunto italiana nasce nel febbraio del 2014. Certo. Collegamento con tutte quante le altre campagne europee, quindi tu prima facevi riferimento al fatto che io sono stata a Bruxelles, perché praticamente esiste un coordinamento europeo che comprende 20 paesi, 27, da cui è composta appunto attualmente l'Unione, e in tutti questi 20 paesi appunto c'è una campagna di opposizione, certo, a questo accordo commerciale, e poi questa campagna, diciamo, di opposizione si è allargata e non è una semplice campagna di opposizione per una campagna, diciamo, di no, è una campagna praticamente su una visione diversa del commercio. Quindi noi lavoriamo contemporaneamente sulle criticità degli accordi in fase negoziale oppure anche conclusi, ad esempio il CETA, dell'accordo con il Canada di cui tu parlavi prima, oppure lavoriamo anche sulle alternative, quindi ci riuniamo appunto per capire quali sono i modelli economici di sviluppo, che però tengono conto dell'ambiente, la legislazione a favore dei cittadini, eccetera, che all'interno dei paesi che fanno parte appunto del coordinamento europeo sono in atto. Così possiamo avere delle esperienze positive da poter proporre in alternativa al commercio internazionale così aggressivo. Assolutamente, certo. Adesso praticamente Elena, il cosiddetto TTP è stato un po' messo da parte, come hai detto te, con l'entrata di Trump, positivo o non positivo, non stiamo qua a guardare. Ma il CETA, praticamente questo accordo col Canada, praticamente l'abbiamo messo, buttato fuori dalla porta, è entrato dalla finestra, questi accordi commerciali che tu sai meglio di me, ovviamente vanno a danneggiare soprattutto l'Europa, ma soprattutto poi lo Stato italiano, perché
abbiamo tantissime produzioni a livello agricolo e non solo, che IPG, DOC, protezione contro l'ARP, tutte queste cose che ci danneggiano. Ecco. Com'è la situazione qui allora? Allora, l'accordo con il Canada è stato votato dal Parlamento europeo nel marzo del 2017. Sì. Era, no, addirittura, scusami Giorgio, era il 14 febbraio, mm-hmm. era il giorno di San Valentino del 2017. Tutti facevano l'amore fuori che questi, insomma, capito? io stavo lì al Parlamento europeo. E non facevi l'amore neanche te, allora, capito? Assolutamente, io ho fatto il 14 febbraio a Strasburgo in plenaria. È una battuta la mia, c'è ben chiaro. E quindi poi è stato praticamente, è entrato in vigore il 21 settembre scorso, quindi il 21 settembre del 2017, è entrato in vigore solamente nella parte che viene chiamata applicazione provvisoria. Sì. Perché? Perché finché Stati membri, tutti gli Stati membri non ratificano il trattato praticamente non può entrare in vigore, entra in vigore nella parte che viene definita appunto applicazione provvisoria, che è quella che riguarda tutte le questioni tariffarie, quindi non va a incidere direttamente nelle questioni che toccano le nostre normative, è, diciamo, è in vigore per la parte tariffaria. La situazione italiana è una situazione in realtà. Siamo passati da una situazione totalmente sfavorevole a noi. Faccio la parte politica, poi faccio la parte relativa proprio al contenuto del programma. Certo. Allora, siamo passati da una situazione in cui non c'era comprensione, effettiva conoscenza del trattato, per cui sembrava essere uno strumento, diciamo, positivo, in quanto si andava a commerciare con il Canada, che è un paese in cui, cioè, non abbiamo qualcosa da dire sul Canada, cioè non ci permettiamo proprio di criticare il Canada, anche perché comunque nell'ambito internazionali, nessuno stato così da un altro, tu sei peggio di me. Comunque non è un assolutamente una situazione critica al Canada, quindi in uno scenario, diciamo, iniziale sembrava comunque un accordo positivo. Quando poi si è entrati, e quindi c'era l'assoluta maggioranza praticamente favorevole a questo accordo in Europa e in Italia. Mm-hmm. Quando poi abbiamo iniziato a lavorare sulle parti specifiche dell'accordo, quindi come ricordavi tu prima, ad esempio, dell'agro alimentare, che nell'accordo con il Canada riguarda principalmente la questione del grano, certo. Che è una questione di stretta attualità, tant'è vero che la barilla, proprio su pressione delle varie associazioni di consumatori, quindi dei vari portatori di interesse, o come piace tanto chiamarli in Europa, stakeholder, è tornata indietro sulle sue condizioni. Perché cosa succede in pratica? In Canada viene coltivato il grano in una maniera totalmente diversa rispetto a come viene coltivato da noi in Italia, perché loro hanno queste grandissime estensioni di terreno, ma hanno un clima diverso. Certo. Quindi loro hanno un clima molto freddo, quindi la naturale maturazione del grano non potrebbe avvenire così in una pianina dove con il sole. Quindi loro lo irrorano di una sostanza che è praticamente un diserbante. Certo. E questa sostanza poi che cosa produce? È un diserbante che è un diserbante praticamente il Roundup prodotto dalla Monsanto, ora dalla Bayer. Certo. E questo diserbante aiuta praticamente a accelerare il processo maturazione della spiga. Il problema è che ovviamente c'è da un lato questo prodotto che è all'interno della spiga, perché poi la spiga rapidamente si chiude, quindi all'interno resta un limito totale, in più il grano quando arriva da noi è un grano vecchio, perché certo. È un grano che ha un anno. Questo processo però permette comunque al grano che si arriva al Canada, nonostante il viaggio, nonostante tutto, di portare di meno del grano italiano. Mm-hmm. In più è un grano che è più ricco di questa può anche certo. Perché comunque sappiamo anche importanti, insomma, alimentari molto persone da dal clima, esatto, però poi aiuta a mantenere la cottura della pasta, quindi è un grande poi nella resa effettivamente è migliore, però ha tutte queste criticità sono state sollevate. Ad oggi anche la barilla, il pacchetto che porterà più
più grado canadese. Questo per farti capire come da una situazione che se non viene analizzata, se non viene studiata nei dettagli, può sembrare una situazione favorevole, quando poi dopo noi andiamo a vedere le criticità, a parlare con i produttori, andiamo a parlare con i cittadini, ci accorgiamo che ci sono una serie di situazioni negative e il grano non è quello, quindi quando si parla della questione del grano, all'interno della più grande associazione dei coltivatori italiani, che è la Coltiretti, sono iniziate le perplessità. Certo. Queste perplessità della Coltiretti, legate poi alla produzione dei cibi, alla produzione di molti altri prodotti, non solo al grano, hanno spostato grossi numeri politicamente, per cui la situazione che era totalmente favorevole all'accordo, in Italia attualmente invece, prima della votazione dello scioglimento delle Camere, noi avevamo un intergruppo parlamentare che si opponeva già a tutto questo presente. Prima della votazione delle elezioni? Sì. Prima delle elezioni noi abbiamo fatto, diciamo, una campagna. Di queste elezioni, Elena, sì, giusto? Sì. Del 4 marzo, sì. Una campagna sui candidati. Chiamava No CETA Non Tratto, sì. Abbiamo fatto un decalogo che è un decalogo applicabile al CETA, però un decalogo piuttosto ampio, applicabile al commercio internazionale, sì. Nel quale chiedevamo appunto di non trattare su accordi commerciali che andavano a diminuire le tutele per i cittadini, di non entrare in accordi che andavano a privatizzare i servizi, chiedevamo di non negoziare in accordi che andavano a mettere in discussione la salute, certo. Appunto di non negoziare appunto al ribasso. Questo decalogo che è stato sottoscritto da quasi la totalità, tra i due terzi dei candidati, ma è stato sottoscritto nella totalità da tutti gli altri candidati, sì. Quindi tutti gli altri schieramenti che si sono presentati alle elezioni, dal Movimento 5 Stelle, la Lega, Fratelli d'Italia, Potere al Popolo, i Liberi Uguali, insomma tutti quelli che si sono presentati alle elezioni l'hanno sottoscritto nella totalità, tranne, sì, appunto, ripeto, due terzi del Partito Democratico e due terzi di Forza Italia. Complimenti! Sì, grazie. Complimenti! Grazie. Questo praticamente ci ha dato un ampio respiro, perché poi abbiamo, una volta poi trovato, scoperto che erano gli eletti, noi adesso lanceremo praticamente una lettera direttamente agli eletti, sì, ricorderemo l'impegno che loro si sono presi in fase appunto di campagna elettorale. Questa lettera non è sottoscritta solamente da noi, quindi noi come campagna svolgiamo un ruolo di coordinamento, certo, ma i firmatari della lettera sono la CGL, la FLAC, l'Ambiente, lo Food, l'Associazione Rurale Italiana, Transform, che è una campagna europea che lavora appunto sulla formazione e sulla conoscenza, c'è l'associazione di Navandana Shiva, quindi insomma un fronte piuttosto ampio, e con questa lettera noi ci presenteremo quindi ai candidati, certo, che sono stati eletti, ricordandogli il loro impegno, facendo una valutazione politica strettamente veramente molto bassa e di numeri, stiamo capendo se è il caso di portare in cena votazioni ora o di aspettare, perché sono le promesse elettorali. A proposito, Elena, a proposito di promesse elettorali, giustamente tu hai detto abbiamo portato questa lettera, adesso vediamo, ma perché i partiti o comunque questi movimenti, sai, non prendono neanche non hanno neanche la voglia di prendersi la responsabilità di governare, hai voglia se vogliono portare avanti le varie promesse. Io spererei di sì, ma visto che i nostri politici non si prendono questa responsabilità, la vedo molto molto dura. Questa è la mia punto di vista, ovviamente la mia opinione. Noi siamo assolutamente d'accordo, e per questo noi abbiamo fatto un doppio lavoro, quindi abbiamo fatto prima un lavoro prima delle elezioni per creare praticamente il segno, e poi adesso faremo un lavoro post elettorale per ricordare questo segno. Diciamo che quando l'insegno te lo riguardano tre associazioni a un conto, quando l'impegno te lo ricorda la più grande associazione di agricoltori, il più grande sindacato italiano, la più grande associazione di agricoltori italiani, Legambiente, Lo Food,
Certo. Purtroppo, cioè, purtroppo lo dico perché un conto, cioè uno dovrebbe dire che la voce dei cittadini comunque dovrebbe avere sempre lo stesso peso, però in realtà la realtà è un'altra, certo. Si conta numericamente, non conta niente. Se in realtà sono così diversi numericamente, magari la voce dei cittadini è fatta, con il singolo non ha ovviamente la stessa valenza. Quindi in Italia la situazione in realtà è molto rosea. Quando io sono stata a Bruxelles, ho presentato appunto i problemi della campagna italiana. Io ho visto in Italia intanto lui, erano comuni che fanno comuni, non c'è da, che hanno quindi approvato una mozione in cui hanno espresso la loro contrarietà al trattato, sì. E parliamo di un punto enorme, perché se pensate che nel resto d'Europa la somma del resto d'Europa fa 2.300, noi da soli abbiamo 2.500 mobili. Uh-huh. Quando ho portato la mappa, certo. In Italia con tutti i puntini rossi tipo Morbillo, Top Cera, c'erano tutte le campagne che ci guardavano, certo. Ma l'Italia, sai, su queste cose molto ovviamente ci sono tutti questi movimenti, grazie anche a voi, grazie alla vostra tenacia, ai vostri comitati di base, eccetera, a tutti noi ovviamente che siamo un po' operatori della comunicazione a far passare tutte queste notizie, notizuole che dalla radio o comunque dal giornale o comunque dalla televisione mainstream cosiddetta non passano, ma attraverso questi piccoli movimenti c'è il passaparola, c'è questo, ormai c'è Facebook, almeno la tecnologia qualche volta serve insomma per far passare queste cose. Ecco, un'altra cosa, Elena, perché stiamo parlando ovviamente di prodotti agroalimentari e tutto quello che ci va dietro, ma ricetta anche sui diritti dei lavoratori. Credo che qui abbiamo qualcosa anche qui da dire, no? Allora, la plasticità, infatti prima stavo appunto dicendo che prima all'inizio sembrava tutto rose e fiori, poi sono state le criticità. Il problema che c'è, e altri c'è, nella questione dei diritti. Non ti sento più, Elena. Elena, stai sparendo. Pronto? Sì, adesso sì. Stai ferma lì, stai ferma lì. Io sto ferma, ma okay. Dicevo che la questione lavorativa, la questione del lavoro è strettamente connessa con la questione dei servizi, perché praticamente il CETA rappresenta negativamente purtroppo un trattato completamente nuovo. Mm-hmm. Dentro il CETA per la prima volta c'è l'approccio lista negativa, si chiama. Sì. Mentre in tutti gli accordi stipulati prima del CETA, quando si parlava di privatizzazione dei servizi, si lavorava su una lista positiva, ovvero gli stati inserivano in una lista i servizi che loro volevano vedere privatizzati e solo quei servizi potevano diventare privati. Nel regime di vigore del trattato. Sì. Quindi, che ne so, l'Italia poteva inserire la gestione idrica, sua scelta, poteva inserire la gestione elettrica, sì. Poteva inserire, non so, quella telefonica, eccetera. Esatto, poteva inserire al suo piacimento dei diritti. Sì. Il problema del CETA è che invece il CETA ha questo approccio lista negativa. Cosa vuol dire? Che tu devi inserire i servizi che non vuoi vedere privatizzato. Quindi praticamente lavori al contrario. Quindi tutti i servizi di nuova nascita, nuovi servizi che nasceranno nel futuro, sì. Automaticamente potranno essere privatizzati. Cioè si lavora su un meccanismo inverso, qualsiasi servizio che non è inserito nella lista, dove non c'è scritto non può essere privatizzato, è considerato privatizzabile. Quindi i servizi di nuova generazione automaticamente saranno tutti privatizzati. In questo contesto ovviamente i lavoratori entrano pienamente, perché un conto è lavorare in un pubblico dove ci sono delle garanzie anche a livello appunto sindacale, certo. Un conto è lavorare in un privato gestito da un trattato con
lavorando, ma per un'azienda multinazionale che ha sede in Canada, ma piuttosto viene dagli Stati Uniti, sì. Perché comunque col meccanismo delle consociate, delle consociate, certo. Si verifica anche questo. L'altra questione che c'era è che c'è all'interno una clausola che impedisce poi la ripubblicizzazione dei servizi che sono stati privatizzati, per cui se io Stato inserisco appunto nella lista, cioè non escludo dalla lista, mettiamo la gestione idrica, sì. Quindi permetto la privatizzazione a livello nazionale, mi accorgo poi che questa privatizzazione non è stata positiva, intendo ripubblicizzare il servizio, non lo posso fare, il trattato non me lo permette, io poi vado a farlo, incorro nel meccanismo che la multinazionale che in quel momento gestisce il settore idrico può citarmi in giudizio per esazionarmi, nel meccanismo di essere revisionato, che all'interno del CETA si chiama ICS, ma identico e spiccicato addirittura con delle... Sono i famosi arbitri e l'arbitraggio, mi pare, no? Esatto. Sì. È questo meccanismo, magari lo spieghiamo perché ho paura che di perdere la linea, quindi in caso di diciamo, Giorgio, perché tanto perché non sono detto di Non ti sento bene, Elena. Non ti sento bene, mi stai scappando. Ti richiamo, Elena? Sì, proviamo. Adesso ti sento meglio, adesso ti sento meglio, vai. No, Elena ti richiamo, Elena ti richiamo. Ti richiamo, Elena. Sì, ok. Ok, ti richiamo. Richiamiamo la Giora. Prova sul fisso, vediamo se possiamo farlo. No, dimmi zero. No, insomma, dai, va bene. 06. Eccolo qua. La trovate? Sì, sì. Dai, ok. Vediamo se... Stiamo... Ecco, vediamo se mi risponde sul fisso. Abbiate pazienza, ma le linee non è colpa nostra. Pronto? Eccomi, Elena, ti ho chiamato il fisso, mi senti meglio adesso? Ma proviamo, perché purtroppo qui non c'è un ottimo... Comunque, io ti sento bene, comunque, dai. Okay. Io ti sento perfettamente. Benissimo. Casomai, speriamo che la mia domanda, che sono poche, insomma... Ti arrivi, dai. Ok. Pausa dal lavoro, quindi alle 13:45 devo rientrare. Sì, sì, tu mi dici quando devi andare e ovviamente non c'è problema. No, purtroppo qui non prende molto bene. Infatti sono dei vari tentativi, anche il telefono fisso non ha, diciamo, molta, che abbiamo vari appalti in parte, per cui c'è qualcuno che prende bene, qualcuno non. Comunque io ti sento benissimo, perfetto. Perfetto, quindi sono belli tutti. Dicevamo appunto, collegandoci alla questione del lavoro, che la criticità è sia nella questione che nella gestione vista negativa, che in questa impossibilità poi di ripubblicizzare un servizio privatizzato. Questo poi ha una ricaduta, appunto, dicevo, all'interno della possibilità per le aziende citare in causa lo Stato che vuole provare magari a ripubblicizzare o comunque fa una normativa che va a tutela, magari non riesce a pubblicizzare, però cerca di sottrarre magari una parte dall'influenza privata. All'interno del CETA, costumi quasi tutti gli accordi commerciali che l'Unione Europea ha stipulato per noi, sta stipulando, compreso appunto il CIP, compreso il CITA, che è l'accordo dei servizi, e compreso l'accordo con i paesi del Mercosur, dopo, dopo ne parliamo negli ultimi 10 minuti, sì. Parliamo velocemente. Sì. E tutti questi accordi praticamente c'è un meccanismo arbitrale, quindi un meccanismo che si chiama parallela, sì. Non una classica giustizia che si svolge nei luoghi dei deputati, ma una possibilità appunto per la multinazionale che investe all'interno di uno Stato, di citare in giustizia lo Stato dove opera, ma anche le autonomie locali, quindi non semplicemente l'Italia, faccio citare il Trentino Alto Adige, piuttosto che
beni che sono studi dall'amministrazione comunale di Padova, sì, che è questa possibilità, qualora appunto la nazionale veda che una normativa attuata, votata dal Stato, dalla regione, dall'autonomia locale, mette in crisi la sua logica di profitto, per cui una ripubblicizzazione dell'acqua pubblica, così come una decisione magari di stabilire un salario minimo, così come magari una norma sulla vita ambiente, che fa sì che non si può entrare, non si può sterilizzare in mare, in prodotti di media, o che fa sì che non si possano fare più votazioni, come ha fatto ad esempio la legge di stabilità italiana, quando è intervenuta prima del referendum. Sì. Certo. Compromesso, sperando la questione delle linee marittime, noi ci siamo trovati in Italia a una causa pendente, è stata citata in causa dalla Rockhopper, che è la multinazionale proprietaria di un linea mare, sì, e con quella disposizione il governo italiano ha fatto un danno economico al Brina Mare, che un Brina Mare ha quantificato di 61 milioni di euro. E lo Stato italiano ha pagato ovviamente. Del mercato di corpi idrali, che era inserito nel trattato dell'energia, dal quale l'Italia usciva nel dicembre del 2017, ma che continua a produrre i suoi effetti per 20 anni. Sì. Quindi l'Italia è stata citata in causa, noi adesso abbiamo nominato i nostri difensori, perché il meccanismo dell'arbitrato non esiste di 3 giudici, quindi c'è un arbitro, poi l'avvocato, diciamo, della in causa, e poi c'è l'avvocato della controparte. Certo. Il terzo è praticamente nominato dal Fondo Monetario Internazionale, che è il qua per definire le virgolette, Giorgio, il garante praticamente di questa operazione commerciale, quindi questa operazione in cui poi c'è un soggetto che decide, il soggetto praticamente garante è nominato dal Fondo Monetario Internazionale. Per... mi scappa da ridere. Mi scappa da dire. Lo Stato ovviamente non può pagare, quindi lo Stato sul converso della economica, il Fondo Monetario Internazionale esercisce la multinazionale, sì, e lo Stato si indebita con il Fondo, certo, certo, internazionale. L'Argentina, prima della crisi, è stato il paese con il maggior numero di citazioni che non si è imponibile. La Grecia, prima della crisi, è il paese con il europeo con il più alto numero di citazioni, quindi assolutamente poi. E guarda caso, Elena, la Grecia si trova in difficoltà, l'Argentina a quanto pare si sta trovando anche lei una difficoltà adesso con la moneta, pesos, dollaro, eccetera, eccetera. Il differenziale, non so. La valuta, ma in questa aula loro ovviamente con la riforma delle pensioni e questo è stato con l'accordo con il Sud America, di cui magari ne parleremo perché è proprio una roba ampia, quindi... Anche qui bisognerebbe riparlarne, perché poi... Ecco, una cosa solo volevo sapere, Elena, dopo parliamo dell'ultima volta che sei andata a Bruxelles, gli ultimi 5 minuti ovviamente, e ti ringrazio per la tua disponibilità, perché magari una volta ogni mese e mezzo, magari facciamo sempre il punto della situazione, perché è giusto comunque contribuire di quello che voi fate a portarlo potenzialmente in tutto il mondo. Certo, non avremmo mai raggiunto. Assolutamente. Ecco, io volevo farti una domanda, no? Sui lavoratori. Tu hai spiegato benissimo, se allora la multinazionale X paga in Canada o piuttosto che in Stati Uniti, per dirti, adesso vado così tanto per, no? Mille dollari, no? All'operaio, questi $1000 ovviamente potranno fare lo stesso contratto in Italia o comunque nell'Europa, giusto? Ecco.
Quindi io sto parlando di $1000, sto parlando di bellezza, ci sono contratti anche da $500-600, giusto? Ecco. Ci sono anche contratti, cioè, ricordiamo comunque che allora, quando noi parliamo di accordo commerciale con il Canada, ma noi dobbiamo pensare che con l'accordo con il Canada, in realtà il meccanismo di FTS ha 5.000 multinazionali statunitensi, perché che hanno praticamente delle sedi in Canada. Noi stipulando l'accordo con il Canada apriamo direttamente anche a loro. Certo. La questione che tu sollevavi è fondamentale, perché quando noi andiamo a negoziare con un paese, questo paese non ha le nostre stesse garanzie, cioè gli Stati Uniti hanno ratificato solamente 3 di tutte le convenzioni mille, cioè che fanno le convenzioni dell'Agenzia ONU internazionale sui diritti del lavoro. Quindi quando noi andiamo a negoziare con un paese, noi andiamo a negoziare con un paese che in questo, nel caso degli Stati Uniti, ha degli standard di un lavoro molto più bassi relativi al salario minimo, relativi al diritto di sciopero, relativi appunto agli assegni familiari, alle garanzie delle madri lavoratrici, alla flessibilità. Quindi comunque noi andiamo a negoziare con un paese che ha degli standard molto più bassi. E quando andiamo a negoziare con il Canada, nel momento in cui abbiamo un'apertura a un commercio che poi apre a questo punto multinazionali con sedi in vari paesi, noi apriamo comunque ad un commercio con degli standard di lavoro molto più bassi, ma molto più bassi sull'ambiente, molto più bassi sulla tutela alimentare, sono gli argomenti che per fortuna diciamo in Europa noi abbiamo delle tutele più alte, che è quello che di chiudere ancora, nonostante la crisi, non è niente di decoro, un sistema pensionistico italiano che nonostante la crisi comunque ancora regge il paese, e gli Stati Uniti tutto ciò è praticamente tutto, perché le garanzie tutele che noi abbiamo, come ad esempio anche il Servizio Sanitario Nazionale, sono delle cose che non esistono, sono sono dei diritti che ci siamo presi qualche anno fa, che sono delle conquiste sociali di un paese comunque che garantisce, parlano di un paese comunque democratico, di un paese sano, di un paese efficiente, di un paese che si vede proprio cittadini, mentre comunque in altri paesi si guarda più al profitto che ad altre questioni, cioè l'Europa comunque nelle sue strutture, nelle sue perversioni, delle cose comunque di calciare. Come si dice che si funzioni, ma anche la normativa sociale del lavoro, gli altri noi pretendiamo che vengano mantenuti. Sì, scusami, ti stavo seguendo. Dimmi una cosa, Elena, mi parli di quello che sei andata a fare praticamente a Bruxelles questi ultimi 5 minuti, perché poi, come mi hai detto te, ovviamente devi scappare al lavoro, ecco. Purtroppo sì. Sì, dunque noi stiamo lavorando in Italia, guarda, faccio un cappello velocissimo, in pratica l'obiettivo della campagna italiana, ed è quello che abbiamo detto anche all'ultimo coordinamento europeo, è quello di lavorare sull'alternativa al commercio e lavorare proprio sul commercio internazionale ad ampio raggio. Quindi stiamo iniziando a seguire, adesso ecco, ne valuteremo, magari lo studieremo con approfondimento e valuteremo poi gli impatti anche sull'Italia, però stiamo seguendo anche l'accordo commerciale che l'Unione Europea sta negoziando con i paesi del Mercosur, che sono praticamente il Brasile, l'Argentina, il Venezuela e l'Uruguay, anche se poi Sud America, diciamo America Latina e America Latina, e anche se poi il Venezuela è stato, diciamo, in parte tagliato fuori, perché il presidente, no, anche Maduro ha fatto
insomma, non gli sembra, il Venezuela mi sembrava troppo democratico quasi, però, l'hanno abbastanza tagliato fuori. Insomma, hanno fatto fuori Lula e l'altra che non mi ricordo adesso più, la Dilma, hanno fatto fuori in Argentina quello che era prima, che hanno messo su un servo degli Stati Uniti, e Venezuela ovviamente sappiamo che hanno fatto fuori praticamente in un certo senso a Maduro, poco, no? No, infatti ecco, la criticità... Manca la Bolivia, tra poco arriva la Bolivia e siamo a posto. La criticità principale di questo accordo sicuramente, ecco, l'abbiamo fatto questa due giorni di formazione proprio, e c'era una prima parte riservata al quadro politico e poi le criticità, certo, del trattato funzionale. Le criticità del trattato sono le stesse di tutti gli accordi commerciali, quindi un capitolo di sviluppo sostenibile assolutamente privo di qualsiasi strumento poi coercitivo che costringa gli stati a rispettare quello che si firmano, sono sempre capitoli di pura propaganda. Ovviamente tutta la questione dell'agroalimentare, che nell'accordo UE-Mercosur riguarda principalmente la carne, perché in America Latina hanno un sistema completamente diverso rispetto al nostro di alimentazione, di appunto allevamento dei bovini, quindi autodistruzione di antibiotici, e pesticidi, eccetera, eccetera, insomma. Interferenze endocrine e tutto il resto. E poi, insomma, ci sono delle questioni che all'Italia non riguardano direttamente, che sono legate all'etanolo e alle questioni, anche alcune questioni agroalimentari che riguardano più la Francia. Sì. Però il problema grande è questo accordo, in realtà, è proprio un problema di democrazia. Noi andiamo a negoziare con dei paesi che non sono dei governi, democraticamente eletti, oppure all'interno dei quali, diciamo, non viene proprio garantita la democrazia. Cioè, in Brasile, ed è stato ricordato nell'incontro che abbiamo fatto, è stata decisa la straniera lesbica femminista Marielle Franco, in quello che è stato vero e proprio attentato, ma direttamente proprio ai diritti dei cittadini. Quindi stiamo negoziando noi come Unione Europea, che comunque ci riteniamo la bolla della democrazia, questa grande esperienza appunto di democrazia e di diritti, andiamo a negoziare con dei governi che sono quantomeno discutibili. Quindi la prima perplessità su questo accordo è proprio su questo, cioè quando il mandato iniziale è stato dato nel 1997, la situazione era completamente diversa, la politica, quella che ci troviamo oggi. Quindi quello che noi chiediamo con forze che compongono appunto la campagna sull'Unione Europea Mercosur è che almeno venga rivisto il mandato negoziale, perché non può essere un mandato negoziale, non può durare vent'anni. Assolutamente. Le condizioni in cui viene concesso poi mutano, perché le condizioni geopolitiche mutano, e quella attuale nei paesi di Sud America comunque parla di Stato Tristano, parla di panamericanismo, governi di destra, perché così è, poi ognuno ha la propria opinione, però noi, la nostra è l'opinione. Beh, ma ancora anche giusto metterla lì, insomma, Ma tu stai parlando poi di democrazia, hai capito? Dicevi, no, democrazia, cioè questi paesi del Sud America non è che siano tanto democratici, e sono veramente d'accordo con te. Ma ci siamo trovati, il senatore Jorgensen è un membro della Commissione Europea, della Commercio Internazionale, che è venuto il 3 maggio a relazionarci all'interno dell'Assemblea, parlando della trattativa, come andate, dicendo poi come Unione Europea siamo contenti di negoziare con i paesi del Mercosur, perché siamo delle democrazie, sia la nostra, che tutelano i diritti. Cioè, nella sala c'è stato un cracchieri d'Eva, semplicemente era scandalizzato, perché rappresenta veramente una miopia fermare una cosa del genere, è una miopia. Proprio una arroganza, nel momento in cui ti trovi di fronte a una platea di persone che comunque sanno benissimo quello di cui stai parlando, no? Da rappresentanti del movimento per terra, a rappresentanti di agricoltori rurali, a membri di comunità che comunque sono state praticamente fatte fuori dalle multinazionali del cacao e del caffè. Quindi, cioè, stai parlando di fronte a rappresentanti che hanno certi attributi, certo. Quindi c'è veramente all'interno dell'Unione Europea c'è una schizofrenia forte tra il fregare comunque appunto democrazia e diritti, sviluppo sostenibile,
ovviamente tutela dell'ambiente, aderire a protocolli e convenzioni, poi dopo nella pratica. La pratica è completamente diversa. Poi nel caso dell'Unione Europea e Mercosur, diciamo che noi siamo gli Stati Uniti del Mercosur, quindi la posizione forte l'abbiamo noi, certo. Però questo è comunque una dimensione internazionalista della tutela dei diritti della vita, non deve comunque far vedere. Assolutamente. Se arricchisce a dargli qualcun altro. Assolutamente. Perché poi le conseguenze sono molteplici. Ciò, anche l'immigrazione. Ma che poi giustamente Elena tu hai detto, ma che poi tutto questo va contro anche a tutto quello che noi stiamo portando avanti, perché se noi diciamo che la CETA, il TTIP produce un male per l'Europa e andiamo a approfittare dei paesi latinoamericani, alla fine siamo uguali, insomma, cioè non cambia niente, se non peggio. Almeno gli Stati Uniti evitano, almeno nell'era Trump, di professare interesse per gli altri. Certo. Almeno loro hanno la faccia tosta e la coerenza, quindi rendono sempre gli Stati Uniti e gli altri no. Mentre l'Europa ha un po' questa posizione sempre di mettersi in uno scram e dire noi certo. Siamo la democrazia, perché certo. Noi siamo. Certo. Non è, insomma, non è... Assolutamente, non, certo. Non vogliamo che i nostri diritti vengano schiacciati, ma non vogliamo neanche schiacciare quelli degli altri. Assolutamente, sono pienamente d'accordo. Elena, allora io direi che prima delle ferie, se sei ancora in giro, in zona, e verso la fine di giugno, se sei già, io facciamo un altro punto della situazione, più che altro questo rapporto che abbiamo Europa, questo accordo Mercury con il latino americano e altre situazioni, insomma, ecco. Va bene, ok? Non capa. Elena, intanto ti abbraccio e grazie come sempre della tua disponibilità e noi ci sentiamo 2-3 giorni prima, praticamente prima della fine di giugno, ok? Va bene, vi saluto. Ciao cara, stammi bene. Ciao. Allora, un po' di musica adesso, avete sentito allora.